in Europa, facciamogli sentire il nostro calore. Ecco, facciamo un bel applauso al gruppo NFD in Europa. Un gruppo che, come sapete, è stato costituito qualche mese fa nonostante tutte le opposizioni che abbiamo ricevuto da parte dei soliti noti del Parlamento europeo, da parte della burocrazia, da parte della grande coalizione dei PPE e dei socialisti. Siamo riusciti comunque a fare questo gruppo, un gruppo che sta mettendo in grande apprensione tutta l'Europa. Innanzitutto volevo ringraziare tutti i ragazzi che hanno contribuito alla riuscita di questa bellissima convention. Ricordatevi che è la prima volta che il gruppo ENF, Europa della Libertà e delle Nazioni, si riunisce, e proprio i nostri alleati hanno chiesto di farlo qui da noi, qui a Milano, una città significativa, una città importante. Ma ora darei subito la parola per una breve introduzione, poi farà un altro discorso più organico alla fine. E intanto salutiamo anche i giovani che vedo che stanno entrando, al segretario federale Matteo Salvini. Solo un saluto introduttivo prima di lasciare la parola a chi c'è dopo. Due ringraziamenti. Il primo dei ringraziamenti, prima di ascoltare gli amici, va ai 300 uomini delle forze dell'ordine, polizie e carabinieri impegnati a tenere a bada quattro nazisti rossi che devono andare a scuola di democrazia e che non sanno cosa significhi il rispetto. Il secondo ringraziamento agli amici che parleranno dopo di me, perché mentre l'Europa sta crollando sotto i colpi della fame, dell'immigrazione, della disoccupazione, stasera qua è un momento storico, perché nasce il sogno di un'Europa diversa, fondata sulle comunità e non su Bruxelles, sulle banche, su una moneta sbagliata. Quindi grazie a voi, perché siete testimoni di una serata che rimarrà nella storia. Grazie ai miei colleghi europarlamentari Mario Borghezio, Mara Bizzotto e Gianluca Buonanno e Lorenzo Fontana, che insieme a me combattono le vostre battaglie a Bruxelles. Per primo ringrazio anche i giornalisti, almeno quella parte di giornalisti che ha raccontato e racconterà quello che veramente diremo e verrà detto,
senza paraocchi e senza parlare di raduno di estrema destra o di neonazisti, perché i nazisti sono fuori da questo palazzo e non sono dentro questo palazzo. Questo sia ben chiaro a tutti. E per primo do la parola al nostro collega europarlamentare dalla Romania, il cui interesse è quello che ciascun popolo possa nascere, crescere e lavorare laddove il buon Dio l'ha fatto nascere, senza dover scappare in altri paesi perché l'Europa non gli permette di rimanere a casa sua. Quindi ringrazio e saluto e vi chiedo l'applauso per il nostro amico che arriva a portarci in italiano la sua testimonianza dalla Romania. Cari amici, oggi accanto al Presidente Matteo Salvini e al Gruppo Europa della Nazione e della Libertà desideriamo di mettere insieme la pietra angolare di una collaborazione che superi i pregiudizi, le etichette e la stigmatizzazione. Una collaborazione della ragione e di vera amicizia. Vi ringrazio quindi per l'opportunità che mi avete dato di rivolgermi a questa bella platea. Gli avvenimenti degli ultimi anni nel mondo e in Europa hanno aumentato l'importanza dei partiti e dei movimenti patriottici, dei movimenti che hanno come priorità assoluta quella di difendere le frontiere e i cittadini del paese. In tanti si stanno chiedendo, sono magari gli interessi nascosti di tali movimenti in Italia, Romania, in Francia, in altri stati membri. Altri trovano difficile credere che ci sia ancora in Europa un'influenza piena di profondità, ricca di essenza e di senso nazionale. Non dobbiamo dimenticare come l'Unione Europea ha cominciato il suo cammino, non dobbiamo dimenticare quali erano i principi con cui siamo stati tutti d'accordo. In altre parole, che insieme saremo stati più forti, più ricchi, più felici. Purtroppo abbiamo iniziato ad allontanarci da questi obiettivi e la nostra nazione sono più povere, più sfortunate e naturalmente molto più debole in termini di sicurezza nazionale. Cari amici, permettetemi di richiamare la vostra attenzione al contesto in cui si trova l'Europa. Ora, l'Europa è una nave alla deriva, una nave lasciata troppo tempo a galleggiare senza sorte, al timone della quale sono stati dei politici i quali sotto falsi pretesti hanno lasciato la nazione senza una difesa, private della loro sovranità e la cui identità ora è minacciata. Cari amici, all'ombra degli ultimi avvenimenti di Parigi e Colonia, è chiaro che l'Unione Europea non può garantire la sicurezza degli Stati membri e considerando come viene trattata la questione degli immigrati, credo che non si desidera neanche rafforzare la sicurezza all'alternao dell'Unione. La cosa peggiore che possiamo fare oggi all'Europa è di non fare nulla, di non opporci, di stare fermi a guardare come giornalmente i nostri paesi siano in vendita a investitori stranieri, come le nostre risorse non siano usate nel modo che noi vorremmo. Ed anzi, abbiamo più insicurezza, minacce e non siamo più padroni nei propri paesi, come dite voi degli amici della Lega, padroni a casa nostra. Come risultato di questi movimenti nei paesi europei è emerso anche il gruppo NF nel Parlamento europeo. Il nostro gruppo sta militando per la sovranità degli Stati membri, in particolare attraverso un ripensamento sui trattati in base ai quali l'Unione Europea funziona, per indipendenza economica, per preservare e rispettare l'identità nazionale.
Riteniamo che in tali richieste sono stati trascurati dalla leadership politica dell'Unione e per questo ogni nazione europea oggi è più povera e meno indipendente e più esposta ai più grandi pericoli della storia. Ribadisco, la prosperità di una nazione non dovrebbe causare la scarsità di un'altra. Sia io che l'onorevole Salvini orgogliosamente rappresentiamo questo gruppo ed insieme ci impegniamo pienamente a raggiungere gli obiettivi che ci siamo dati. Il fatto che ora sono venuto qui su invito della Lega Nord testimonia la dedizione e la decisione che io e l'onorevole Salvini abbiamo nel recuperare in quei punti dove il rapporto tra Italia e Romania non ha avuto una normale evoluzione. Non posso negare gli errori commessi da parte di alcuni cittadini romeni sul territorio italiano, come non posso negare neanche il fatto che molti romeni vivono in Italia lavorando sodo e onesto. Certo, è molto più attraente per i media di parlare di un truffatore romeno piuttosto di circa 100 romeni che lavorano duramente, pagano le tasse e i loro debiti. Dall'altra parte, la nazione romena si sta perdendo la sua identità, diventando un rifugio per gli interessi degli altri, che hanno distrutto tutto quello che potevano distruggere. Siamo un popolo malato, sì, abbiamo dei malani, ma questi non sono apparsi senza l'intervento complice dei più grandi d'Europa. I due corpi tossici, Fondo Monetario Internazionale e la Banca Mondiale, generosamente ci ha dato dei crediti. Perché? A quali condizioni? Semplici, per acquistare i prodotti di cui loro non avevano bisogno. Naturalmente, con certezza, dei nostri sono stati dei complici. Ed è certo che non sempre abbiamo scelto i governati di cui avevamo bisogno. Persone che si piegassero davanti agli imposti esattori della tasse. Però ora vogliamo risolvere questo problema e sono convinto che non sia troppo tardi. Voglio fare riferimento anche agli investimenti italiani in Romania, che sono molto importanti per il mio paese. Vorrei però sottolineare che gran parte delle aziende italiane che vengono nel nostro paese hanno dei fini speculativi. Perché dico questa cosa? Perché anche la Romania è essa stessa messa nella posizione di perdere a suo turno, come l'Italia, poiché le imprese che hanno investito nel mio paese ora stanno delocalizzando verso paesi al di fuori dell'Unione. Quindi vi è una perdita doppia nell'economia di entrambi i paesi. Per questo ci tengo a ripetere perché è diventato così importante ripensare le regole dell'Unione Europea, poiché il bene di una nazione non sia il male di un'altra nazione. Questo è uno dei principi che, accanto a quelle della sovranità nazionale, sono le più importanti condizioni per una Europa sana, una Europa sicura e protetta. Vi ringrazio e che Dio ci aiuti. Ringraziamo l'onorevole Rebega. Ora diamo la parola a un amico e un rappresentante del Parlamento della Repubblica Ceca. E è il presidente del Movimento della Libertà e della Democrazia Diretta. Lui si batte per evitare che l'Europa distrugga la sua nazione e soprattutto si batte per le famiglie, per gli anziani, per fare in modo che il suo popolo possa rimanere indipendente rispetto a questa Unione Europea. È con noi Tomio Okamura. Signore e signori, un ringraziamento agli organizzatori e a tutti voi per l'onore concessomi di partecipare a questo incontro. Grazie dell'opportunità e del piacere di incontrare tanti di voi che possiamo chiamare amici. Questa per noi, nel nostro paese, la Repubblica Ceca, è un'occasione rara. Tutti noi qui oggi
hanno esperito le persecuzioni, gli insulti, le campagne calunniose per le nostre opinioni politiche, definite politicamente scorrette dagli analisti politici. Noi invece le definiamo buon senso. Chiamiamo le cose per quello che sono. L'Europa non è semplicemente una definizione geografica, ma anche culturale e sociale, di civiltà. Gli europei se ne sono resi conto ora che sempre più si confrontano con una cultura e una civiltà diversa, che professa un Dio diverso. Io sono europeo perché figlio di madre ceca. Sono anche asiatico perché mio padre è giapponese, sono cresciuto nella Repubblica Ceca e anche in Giappone e sono orgoglioso di entrambi i paesi dei miei antenati. Non posso neanche pensare. Non posso neanche pensare che si fondino nella prosaica uniformità della società consumistica multiculturale. È una grande gioia incontrarvi, altre persone dotate di buon senso e persino di coraggio di dichiarare apertamente una verità ovvia, il re è nudo, o persino che gli immigranti islamisti costituiscono un problema, oppure che l'Unione Europea ha decisamente fallito e ci sta conducendo all'inferno. Ciò che difendiamo tutti sono la libertà e la democrazia per le nostre nazioni e i nostri cittadini. Siamo patrioti, ma come vediamo qui, ciò non significa che non siamo in grado di cooperare. Questi giorni, i prossimi mesi saranno decisivi per l'assetto futuro dell'Europa nei prossimi secoli. Se rimarrà l'Europa delle nazioni europee o se diventerà un debole feudatario dell'Unione americana, colonizzata da un crogiolo di migranti e con una popolazione bianca in via di estinzione. Il superstato europeo dimostra di non essere in grado di proteggere la sua elite se non mentendo e sopprimendo la democrazia. Dopo quasi 30 anni dalla caduta della cortina di ferro nella Repubblica Ceca non abbiamo ancora diritto a un referendum nazionale. Negli ultimi 2 anni siamo stati incapaci di avviare un dibattito sul diritto al referendum. I partiti al governo e alla pseudo-opposizione sono tutti d'accordo che i cittadini non abbiano il diritto a votare su aree importanti della loro vita, per esempio sul ritiro dall'Unione Europea o sulle elezioni dirette, il richiamo dei politici. Il gioco della libertà di parola e della democrazia è finito nella Repubblica Ceca, così come in Europa. Grazie a Dio, in questo modo, infatti, la gente ha aperto gli occhi sempre di più, giorno dopo giorno. Le elezioni hanno dimostrato quanto in molti paesi questo avvenga e congratulazioni ai nostri amici francesi e di altri paesi per l'enorme aumento nel numero dei loro elettori. Nonostante il fatto che queste elite siano unite contro di noi, sia a destra che a sinistra, sono felice di poter essere qui con voi oggi, cari amici. Vi chiedo aiuto, seriamente, per l'affermazione del nostro programma politico e analogamente vi offro tutto quanto è in nostro potere. Grazie per la vostra attenzione. Abbiamo ora con noi una deputata al Parlamento europeo dal 2014, deputata che dovrà fare una grandissima battaglia perché sapete che c'è
uno Stato che potrà, a differenza del nostro, esprimersi in un referendum se può e vuole rimanere ancora nell'Unione Europea oppure se vuole andarsene. E questo Stato è l'Inghilterra, e questa deputata, che è una combattente nella migliore tradizione inglese, combatterà e farà di tutto per fare in modo che la sua patria possa uscire da questa gabbia di matti che è l'Unione Europea. Abbiamo con noi Janice Atkinson. Buonasera, buonasera Lega Nord, buonasera Milano. Grazie per avermi invitato a questa prima conferenza ENF dove vediamo tutti gli 8 partiti insieme. Siete tutti dei grandi patrioti, siete dei democratici, dei politici, purtroppo però dovrò lasciarvi presto. Abbiamo noi un sogno e un compito. Non siamo collegati, siamo collegati all'Europa ma non inclusi, siamo con l'Europa ma non dell'Europa, siamo interessati ed associati ma non assorbiti. Queste sono le parole di Winston Churchill. A volte quest'anno, magari l'anno prossimo, l'Inghilterra potrebbe abbandonare l'Unione Europea. Forse ci sarà la Brexit, ma non abbandoniamo l'Europa, soltanto l'Unione Europea, perché l'Unione Europea non è l'Europa. Più e più volte i sostenitori del Brexit, come me, hanno sottolineato... Perché nel Regno Unito noi vogliamo davvero un Regno Unito indipendente e sovrano al di fuori dell'Unione Europea, mantenendo naturalmente dei rapporti commerciali e la collaborazione bilaterale tra i diversi paesi. Quindi io voglio parlare di ciò che avremo dopo l'Unione Europea nel nostro paese. Quando il Regno Unito nel 1975 si è unita alla Comunità Economica Europea, avevamo un caso disperato, eravamo considerati un caso disperato dell'Europa, la nostra economia era in una situazione di tracollo e noi consideravamo l'Europa per poter commerciare ma non per essere dominati dall'Europa, e questi progetti invece sono completamente falliti. Essendo parte dell'Unione Europea, tutte le persone dell'Europa hanno effettivamente perso il controllo dei loro stati e nazioni. E per che cosa? Sicuramente, se la storia europea ci insegna qualcosa, ci insegna che il potere e la prosperità non vengono raggiunti attraverso la burocrazia e la centralizzazione, ma attraverso la diversità e il pluralismo. Dato che è stata ignorata questa lezione storica fondamentale, il cosiddetto miracolo europeo, adesso non è una sorpresa che l'Unione Europea sia una delle regioni economiche che hanno una prestazione peggiore in tutto il mondo. Secondo il Fondo Monetario Internazionale, la quota europea del PIL mondiale è passata dal 30 al 17% dal 1980 ad oggi, e tra l'altro questo declino accelera, mentre tutti gli altri continenti del mondo stanno crescendo, l'economia dell'Eurozona incredibilmente alle stesse dimensioni che aveva nel 2008. I paesi al di fuori dell'Unione Europea come la Svizzera, l'Islanda, la Norvegia hanno molto più successo degli Stati membri dell'Unione Europea, partecipano al mercato interno senza dover pagare il prezzo dell'inutile zavorria delle politiche europee. È un fattore cruciale, mantengono la propria sovranità. Rimanendo al di fuori dell'Unione Europea non devono seguire l'ordinamento dell'Unione Europea, cosa sicuramente dannosa per voi e anche per noi nel Regno Unito. I paesi non Unione Europea vogliono mantenere la propria libertà e collaborare con il resto del mondo. Le politiche commerciali del Regno Unito sono state dettate dagli altri. È la Commissione Europea, che non è stata eletta, che negozia il partenariato transatlantico per il commercio e gli investimenti, mantenendo tutti i cittadini all'oscuro, in completa segretezza. Questo per dire che al di fuori del Regno Unito, dell'Unione Europea, il Regno Unito non verrà a perdere la propria posizione. Abbiamo sicuramente un ottimo rapporto con il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. In effetti, uscendo dall'Unione Europea, possiamo naturalmente raggiungere maggiore potere. Il Regno Unito ha la quinta economia mondiale, con Londra che è capitale finanziaria del mondo.
cosa che naturalmente i burocrati europei odiano. Questo ci rende meno competitivi. La burocrazia europea costa alle aziende inglesi circa 33 miliardi di sterline all'anno e questi costi raggiungono i 12 miliardi a livello annuale che versiamo annualmente nelle casse dell'Unione Europea. A casa abbiamo tagli per l'austerità. Durante l'ultimo mandato, attraverso i tagli, il Parlamento britannico è riuscito a risparmiare 36 miliardi di sterline. Nello stesso periodo di tempo abbiamo dato 87 miliardi di sterline all'Unione Europea tagliando i servizi di prima assistenza a casa, e questi sono medici, persone che lavorano nelle scuole, che si occupano dei servizi alla cittadinanza. Ma non è soltanto una questione di commercio, di denaro, riguarda anche la nostra identità, la nostra sovranità come nazione. A casa il Brexit ci consentirà di definire nuovamente le nostre frontiere, le nostre politiche per l'immigrazione. Vogliamo proteggere la nostra società, accogliendo i migranti che possono contribuire al bene della nostra società. L'immigrazione è stato il punto di rottura per il Brexit. Io ho sempre detto che il dibattito invece adesso si concentrerà sull'economia e sui posti di lavoro. Il mio collegio elettorale, che è vicino a Calais, vede tanti migranti giovani che per motivi economici hanno abbandonato i loro figli e le loro mogli a casa, e questi sono invece persone che dovrebbero essere aiutate a rimanere nei propri paesi per lottare per i propri figli e per le proprie donne, anziché venire qui e creare dei seri problemi alle nostre donne. Dovremmo costruire più campi nell'Africa settentrionale, nel Medio Oriente, sopportati da tutto il resto del mondo, perché questo è un problema mondiale, non è soltanto un problema europeo, e il mondo non può nascondersi e stare fermo a guardare, semplicemente criticando noi. Il mio paese vede che vili aggressori attaccano le persone nelle città europee. Vediamo come i media insabbiano queste notizie e negano che tali crimini vengano perpetrati. La scorsa settimana a Strasburgo il mio gruppo ha voluto che questa venisse ad essere oggetto di discussione, e invece non ne abbiamo parlato perché la Germania ha invece cancellato questo punto dal programma. Noi lo abbiamo invece reinserito. Quello di cui ha bisogno la Gran Bretagna sul lato delle migrazioni è specialisti indiani piuttosto che scienziati nucleari cinesi, ingegneri di alto livello, mentre il nostro sistema dell'immigrazione non ci permette di trovare queste persone in tutto il mondo, e invece abbiamo tante persone, migranti europei, che mantengono bassi salari, che prendono le nostre case, che utilizzano il nostro servizio sanitario nazionale nelle nostre scuole e creano dei grossi problemi alle scuole da noi. Questo significa unione sempre più soffocante e frontiere aperte. Signore e signori, amici cari, la Brexit dovrebbe essere un evento storico per la Gran Bretagna, ma non soltanto per la Gran Bretagna. Io sono convinta che la Brexit avrà un effetto a domino, sarà un esempio che incoraggerà gli altri in Europa a seguire. Quando il Regno Unito lascerà l'Unione Europea, altri potrebbero seguire. La Brexit in ogni caso segnalerà la fine di un'unione sempre più chiusa, quindi distruggerà questo castello di carta. Gli eurocrati sono incapaci di riformare, e invece noi dobbiamo garantire le riforme. So che i nostri amici dell'ENF stanno seguendo gli sviluppi che abbiamo nel Regno Unito con grande interesse. Ci sarà la Frexit in Francia? Beh, questo lo dovranno decidere i cittadini francesi, e lo stesso vale per gli olandesi, che dovranno decidere se ci dovrà essere un'uscita dell'Olanda dall'Europa. Ma io sinceramente spero che la Brexit possa ispirarvi a riappropriarvi della vostra nazione e delle vostre libertà. Devo abbandonare questa assurda ambizione dell'unificazione che vede l'Unione Europea come capace, e nelle parole del mio eroe Margaret Thatcher, l'Europa sarà più forte proprio perché ha la Francia che è la Francia, la Spagna che è la Spagna, la Gran Bretagna che è la Gran Bretagna, ognuno con i propri costumi, le proprie tradizioni, le proprie identità. Sarebbe follia cercare di inserirle all'interno di una personalità europea. E aveva ragione allora, ha ragione ancora oggi, e quindi vogliamo che i nostri paesi ridiventino nostri. Grazie. Passiamo dall'Inghilterra alla Polonia. Qui vi chiedo un particolare
applauso, perché questa è una persona che quando negli anni 70 la Polonia era sotto un regime, il regime comunista, già combatteva, e quelli erano comunisti veri, non come quei quattro che questa mattina hanno cercato di dar fastidio a noi. Quindi è una persona che sa come si combattono le dittature e ci darà una grande mano anche al Parlamento europeo. È il presidente del KNP, Mikhail Maružík. Vi saluto tutti, signori, carissimi amici italiani. Amo la Polonia, amo i polacchi e per questo motivo sono qua davanti a voi, perché io credo che anche voi amate le vostre patrie. Io credo che voi amate le proprie nazioni. Saluto tutti quanti, rappresentanti di tutte le altre nazioni europee presenti qua in sala. Dobbiamo ricordarci che questo amore per le proprie patrie, per i propri popoli, non ci mette uno contro l'altro. Noi parliamo soltanto con le altre lingue, sì, è vero, però noi pensiamo con un'altra lingua, noi pensiamo con lo stesso pensiero per la bellezza, per la verità, noi pensiamo con il pensiero latino che ha creato il benessere e la fierezza dell'Europa, e stiamo cercando di ricostituire questa fierezza e questo benessere. Naturalmente, mi chiedono spesso com'è la situazione in Polonia, perché la propaganda, non soltanto nel nostro paese, ma in tutta l'Europa, dalla Polonia fa oggi un incidente politico, mentre vi devo assicurare che niente altro non succede in Polonia, niente altro di quello che succede negli altri paesi europei, tutte cose fondamentali, tutte le cose che la propaganda non vede. Noi non vediamo oggi quello che unisce l'Europa e che ci divide dal resto del mondo. Non vediamo questo, soprattutto perché oggi le frontiere dei continenti sono stati diversamente che le frontiere degli imperi. Diversamente vengono risolti anche i conflitti tra i vari imperi. Non è soltanto il conflitto armato, non soltanto le armi che decidono. In questo momento i conflitti hanno il carattere della lotta per... Naturalmente dobbiamo ricordarci che gli attuali conflitti raramente hanno il carattere di un conflitto militare. In condizioni di pace i paesi si sfidano con la propria competitività, con la propria efficacia nel generare benessere e potenza. In condizioni di guerra i paesi competono a distruggere le reciproche e proprie e il proprio potenziale. Io vi dirò un esempio del Giappone, che negli anni 90 del secolo scorso ha perso quasi così tanto quanto durante la Seconda Guerra Mondiale, a differenza che durante la Seconda Guerra Mondiale i suoi nemici hanno perso la stessa cosa. Adesso il Giappone ha perso tanto quanto i suoi nemici hanno guadagnato. E questa è la differenza dei conflitti moderni. Noi dobbiamo sapere come oggi si costruisce la forza, il benessere e per cosa dobbiamo lottare. Il problema più importante è la sfortuna, è il sistema che abbiamo, e le radici sono nella rivoluzione bolscevica in Russia. La cosa hanno fatto? Hanno messo un elemento rivoluzionario che ha distrutto tutto l'ordine e ha instaurato un ordine secondo il quale si poteva portare via e distribuire, si poteva punire quelli che lavorano tanto e sono responsabili e premiare quelli che non sono responsabili e non lavorano, e in questo modo hanno creato dei personaggi
che non sono personaggi naturali. E purtroppo questo oggi ci distrugge e veramente non ci permette di crescere. Gli interessi europei oggi è veramente difficile a definirli. Io parlo dei problemi interni dei diversi stati. Allora sono i pensieri come dovrebbe essere lo Stato, come dovrebbe essere lo Stato sovrano, e non bisogna discutere sulla sovranità. Problemi interni devono essere risolti all'interno dei propri paesi. Se i paesi vogliono far crescere il proprio benessere, devono avere la possibilità di ritirarsi da certi obblighi. Noi dobbiamo ricordarci che il capitale fondamentale è la persona. Dobbiamo lasciare alle persone la libertà di generare la ricchezza. Lasciamo le loro proprietà e saremo liberi, felici e ricchi. Smettiamo finalmente a regalare il bene degli altri. Le soluzioni sbagliate degli altri paesi molto spesso sono gli elementi che distrugge tutto, che distruggono tutto. Non siamo qua, noi. E qui non rappresentiamo gli stati, però noi siamo una parte delle nazioni europee, sappiamo quali sono i loro bisogni, quali sono i loro pensieri, e le nazioni europee vogliono praticamente soltanto avere la libertà, la proprietà e la giustizia. E la libertà significa, la libertà oggi significa che non vogliamo permettere alle controllo totalitario di regolamenti di tutti e tutto. La proprietà significa che dovremmo avere il diritto naturale a mantenere il proprio guadagno e proteggere questo guadagno e mantenere il proprio guadagno e disporre come lo vogliamo. Così noi definiamo la proprietà. E noi abbiamo bisogno di avere la giustizia, perché la giustizia significa che il diritto dovrebbe essere logiki i etyki, a nie z kaprysów jakiejś politycznej większości. Proszę państwa, życie mądre polega na tym, by poznawać prawdę i umieć jej służyć. To co czynię? No. Quello che faccio veramente per i miei patrioti. Questo è il mio, per me, messaggio a nome mio e a nome del partito che rappresento, Congresso della Nuova Destra. Speriamo che l'Europa possa vincere, perché abbiamo bisogno di credere e avere la speranza. Non perdiamo la speranza, non la speranza è dentro di noi, la speranza è l'ultima a morire. Speriamo che la speranza, che non muoia mai, speriamo che vinca. Questo vi auguro. Grazie tante. È uno di quei movimenti politici che ha condiviso un lungo percorso con noi, lo conosciamo ormai da quasi 20 anni, soprattutto avevamo rapporti con il movimento giovanile. Loro sono il Vlaams Belang, salutiamo tra l'altro l'eurodeputato Hannemans che è qui in prima fila, e il loro giovane leader ricorda la storia un po' del nostro, nel senso che è stato uno dei capi del movimento giovanile e dal 2014, da fine 2014, detiene la presidenza appunto del loro partito, addirittura ha ottenuto alle elezioni interne del loro partito il 93% dei voti. Quindi facciamo il saluto a un nuovo giovane leader, Tom van Grieken. Beste vrienden van de Lega Nord. Cari amici della Lega Nord, è un grande onore parlare qui a questo meeting, in questa meravigliosa città, Milano.
Il Vlaams Belang e la Lega Nord sono legati da rapporti di amicizia da molto tempo. 2 anni fa il nostro deputato europeo Gerolf Annemans, che è qui anche oggi, è stato ospite a un meeting della Lega Nord a Torino. Gerolf Annemans ha tenuto un discorso in italiano. L'italiano è la lingua più bella del mondo, ma io purtroppo non la parlo. Per questo mi scuso in anteprima e parlerò in olandese, che è la lingua dei miei avi, e naturalmente questo la rende la più bella lingua del mondo, altrettanto quanto l'italiano. Amici, signore e signori, insieme ad amici, ai partiti amici della Lega Nord, del Front National, del Partito della Libertà, dell'Austria, del Partito della Libertà olandese, siamo l'ultima speranza per i nostri popoli. Siamo gli unici che hanno il fegato di dire quello che abbiamo da dire. Abbiamo il coraggio di combattere per la nostra identità. Sempre più elettori cominciano ad aprire gli occhi. Molti amici che sono presenti qui oggi rappresentano già il maggior partito nel proprio paese. In altri paesi siamo già presenti con risultati importanti nei sondaggi. È un grande risultato, ma dobbiamo ancora andare avanti. Dobbiamo combattere più che mai per il futuro e la libertà dei nostri popoli europei. Oggi l'UE costituisce una grande minaccia per la nostra identità e sovranità nazionale. Ma a che cosa ci serve poi uno Stato indipendente se la sovranità dei nostri Stati viene svuotata letteralmente dall'UE? A cosa servono poi le elezioni se i ministri applicano pedissequamente le direttive di funzionari dell'UE invece di ascoltare la voce del popolo? Che cosa ce ne facciamo di un Parlamento che emana delle leggi, il 70% sono solo il risultato di accordi, ma che cosa siamo se non siamo in grado di custodire e sorvegliare i nostri confini? Camerati, oltre alla minaccia dell'Unione Europea, amici, oltre a questa grande minaccia dell'Unione Europea, oltre a questa minaccia ce n'è un'altra grande, quella della massa di profughi, un immenso rischio. Non c'è bisogno di essere chiaroveggenti per capire che il flusso di immigrati aumenterà nei prossimi mesi e questo richiede una politica severa e corretta. In Medio Oriente e Africa non sono 10.000 o 100.000, ma milioni le persone che stanno aspettando l'occasione di venire a fruire della nostra previdenza sociale, del nostro benessere. Non è possibile accogliere queste persone senza perdere del tutto i nostri principi. Se continuiamo a tenerci per mano, noi e l'Europa, se continuiamo a essere schiavi dell'Unione Europea, commetteremo un suicidio da un punto di vista culturale, demografico e anche economico. Un paese, e con una proiezione anche un continente, non ha soltanto il diritto di proteggere i propri confini, ma nei confronti dei propri cittadini ha il dovere di farlo. L'Europa, quindi, deve porre dei limiti, e qui nel senso più concreto del termine. E questo non ha assolutamente niente a che fare, amici, signore e signore, con il razzismo, con una mentalità gretta o con l'egoismo, ma semplicemente col buon senso e con l'autoconservazione.
Secondo molti rappresentanti dei media e dell'elite dell'Unione Europea, l'immigrazione di massa è qualcosa di positivo, una risorsa per un paese. In quest'ottica è più che logico che i centri di accoglienza continuino a crescere, continuino a essere costruiti. Non so come da voi la situazione, ma da me, per esempio, nel mio paese, le caserme militari, che una volta erano il simbolo della formazione di giovani che venivano appunto addestrati a custodire, a proteggere i confini, oggi queste caserme vengono tramutate in centri di accoglienza per chi cerca la fortuna, per chi cerca di oltrepassare un confine dopo l'altro per fruire della nostra previdenza sociale. La nostra marina... La nostra marina non serve certo più a proteggere noi, ma funge da traghetto per i rifugiati, per i profughi che cercano di attraversare il Mediterraneo, tra l'Africa e l'Europa. Ci sono quelli che affermano che questa ondata senza precedenti sia una spinta, dia un boost per la nostra economia. Non solo questo viene contraddetto in flagrante dalle esperienze del passato, ma addirittura da un ministro del lavoro tedesco socialista è stato detto che soltanto un 10% dei profughi dispone delle qualifiche per affacciarsi al mondo del lavoro dei nostri paesi. Cari amici, di fatto ci sono due fazioni che in questo momento si sfregano le mani, gongolano. Da una parte la sinistra classica, che accoglie volentieri questi elettori alloctoni, e dall'altra parte i neoliberali e le multinazionali che vedono negli immigrati una forza lavoro a buon mercato. Il pensatore francese Alain de Benoist ha ragione da vendere quando parla del fatto che l'immigrazione è un esercito di riserva per il capitale. E questi due gruppi, queste due fazioni, si sono trovati così d'accordo che addirittura si è creato uno spartiacque politico tra gli apparenti oppositori socialisti e liberali, uniti in una coalizione che è veramente contro la società da una parte, quindi, e dall'altra parte i patrioti che invece vogliono difendere il popolo. Per questo, cari amici patrioti, è venuto il momento che i nostri leader politici si rendano conto che devono servire un solo interesse, e non è l'interesse dei funzionari di Bruxelles oppure di questi lobbisti. È l'interesse delle organizzazioni dei lavoratori, dei sindacati. C'è solo un interesse da difendere ed è quello del nostro popolo. L'interesse della gente comune, degli uomini e delle donne. E adesso concludo. Cari amici, queste persone, le persone comuni, sanno meglio di chiunque altro che questa immigrazione di massa è completamente sfuggita a qualsiasi controllo. Le persone comuni sanno, ovviamente, che l'immigrazione è un fenomeno di tutte le ere, di tutte le epoche, ma sanno anche che questa invasione di massa con cui ci confrontiamo oggi è un fenomeno completamente nuovo. I confini della nostra società non sono soltanto stati raggiunti culturalmente, economicamente, demograficamente, ma sono stati oltrepassati. Cari amici, vogliamo proteggere la nostra libertà e fare dell'Europa un'Europa veramente forte? Allora dobbiamo fermare l'immigrazione di massa, sorvegliare i nostri confini e rimpatriare i clandestini. E ancora di più, più che mai, e più che mai dobbiamo parlare in modo cristallino e dire che vogliamo ridiventare padroni a casa nostra.
alle Fiandre. Passiamo all'Olanda. Questo è il Partito delle Libertà olandesi, è un partito che sta raccogliendo ottimi risultati, pensate che i sondaggi li danno a oltre il 30% ormai. È il partito che forse più di ogni altro sta combattendo contro l'islamizzazione d'Europa e contro il rimpatrio dei clandestini e per questo ha subito ogni tipo di angheria. Il loro presidente è sotto scorta e minacciato quotidianamente. Domani sarà con noi Geert Wilders alla conferenza stampa e oggi è con noi il co-presidente del gruppo NF che è Marcel de Graaf. È meraviglioso essere qui in Padania, nella grande città di Milano. Padania! È sempre fantastico incontrare i patrioti della Lega Nord, i nostri amici, i nostri partner, nella lotta per l'indipendenza e la sovranità contro il mostro di Bruxelles. Grazie Matteo. Grazie per l'invito a questa conferenza della Lega Nord, perché vi possa parlare di un'Europa ricca e prospera in cui vivere, un'Europa di stati sovrani, un'Europa dove la giustizia possa prevalere quando è sotto minaccia la sua sicurezza, un'Europa della libertà e della prosperità. In breve, un'Europa dopo l'Unione Europea. Amici, il progetto dell'Unione Europea è fallito. Abbiamo versato miliardi all'Unione Europea, ma non esercitiamo più controllo sul nostro denaro, sui nostri confini, sulle nostre leggi e sull'immigrazione. È stato generato un mostro dittatoriale su fondamenta illusorie, un mostro che depriva i popoli della loro identità, per far largo a una massa disperata e impotente. Questo mostro è chiamato Unione Europea. L'Unione Europea non ha soluzioni, non porta pace, porta guerra nelle nostre strade. Porta centinaia di migliaia di migranti clandestini che minacciano le nostre donne, i nostri bambini. Non porta prosperità, porta austerità, povertà. L'imposizione fiscale è più elevata, i redditi sono più bassi. Non porta occupazione, anzi porta milioni di persone, di giovani, alla disperazione, perché non c'è più lavoro. Ma come la gente comune diciamo, ora basta! Siamo orgogliosi della nostra cultura,
Siamo orgogliosi della nostra identità. Siamo orgogliosi delle nostre tradizioni. Rivogliamo la nostra libertà. Non accettiamo che le élite europee dell'Unione Europea vogliano controllare i nostri stati-nazioni. Amici, con menzogne e vera e propria intimidazione, la popolazione europea è stata ingannata e manipolata verso un'unione politica, e questo è avvenuto per decenni, minacciata dal fatto che senza l'Unione Europea erano inevitabili guerra, inferno e dannazione. Queste le risposte abituali a chiunque fosse critico verso l'Unione Europea. Ma negli ultimi anni abbiamo assistito a un radicale cambiamento. I cittadini negli Stati membri hanno aperto gli occhi e non consentono più a nessuno di ingannarli. Il popolo della Padania ha aperto gli occhi e così gli olandesi. Non temono più le intimidazioni. Ribattono: ora basta. Non crediamo agli eurofili politicamente corretti che per impedire la guerra non ci sono alternative all'Unione Europea. Ci concentriamo sui fatti. Ecco perché il Partito per la Libertà ha chiesto a un noto istituto di ricerca, Capital Economics, di condurre un'indagine su un possibile ritiro dei Paesi Bassi dall'Unione Europea. La Nexit, come la potremmo chiamare. E questa indagine ha dimostrato che i Paesi Bassi starebbero meglio al di fuori dell'Unione Europea. Una Nexit garantirebbe una crescita economica fino a più 10%, e questo entro il 2024. Un più 10% rispetto ai livelli di crescita che si registrerebbero se l'Olanda rimanesse nell'Unione Europea. Il guadagno netto per ogni famiglia olandese sarebbe in media 10.000 euro all'anno. Una prospettiva meravigliosa. Miliardi che ora vediamo sprecati per tenere a galla paesi falliti come la Grecia, sarebbero invece disponibili per gli olandesi. Potremmo dedicare miliardi per la spesa nel nostro paese, mentre porremmo fine a questa ossessione sull'austerità che ci è stata imposta da Bruxelles, lasciando il mostro chiamato Unione Europea. È come lasciare dietro di sé la crisi per stimolare l'economia, consentendo al nostro paese di ripristinare una situazione di solidità, un paese con imposte minori, con più lavori e con maggior prosperità. Dopo l'Unione Europea, l'Europa e gli stati-nazioni sovrani risorgeranno come la fenice dalle proprie ceneri. Rinati, più forti, più saggi, come mai prima.
L'Unione Europea ha fallito. Spetta a noi decidere se vogliamo essere parte di un fallimento o se vogliamo riprendere nelle nostre mani il nostro destino. Il Partito per la Libertà ha fatto una scelta chiara. Vogliamo riprenderci la responsabilità della gestione del nostro Paese, lasciando l'Unione Europea per andare verso un'Europa di stati sovrani in grado di collaborare per una maggiore libertà e prosperità. Prima lo faremo, meglio sarà. In secondo luogo, non accettiamo che l'elite dell'Unione Europea a Bruxelles voglia sostituire la nostra cultura e identità con quella islamica. L'Islam vuole conquistare l'Europa. Centinaia di migliaia di clandestini stanno attraversando i nostri confini in arrivo dai paesi islamici. Non riescono ad integrarsi nella nostra società. È proibito loro dall'Islam. È proibito loro dall'Islam accettare i nostri valori. E l'Unione Europea non fa nulla. Non li ferma, non li rimpatria, non fa nulla. E come ebbe a scrivere la grande Oriana Fallaci, scrisse: nel momento stesso in cui rinunci ai tuoi principi, ai tuoi valori, sei morto. La tua cultura è morta e la tua civiltà è morta. Punto e basta. Non dobbiamo rinunciare mai ai nostri principi, ai nostri valori. Dobbiamo essere coraggiosi, schierarci, difendere la nostra cultura, la nostra civiltà. Vogliamo controllare i nostri confini, vogliamo adottare il modello australiano, respingere le barche verso le spiagge del Nord Africa. In Australia non ci sono clandestini. In Australia sono zero i morti. Non ci sono tragedie, non ci sono morti, non ci sono migranti in Australia. Dobbiamo fermare l'islamizzazione dell'Italia, fermare l'islamizzazione dell'Europa. Basta! Questa non è estrema destra, è destra e basta. E possiamo realizzare tutto ciò. Non siamo soli. Possiamo essere insieme, lavorare insieme, combattere insieme. Il crollo dell'Unione Europea rappresenterà una grande opportunità. Possiamo costruire la nostra collaborazione su stati-nazioni forti, una collaborazione che non ci costringa a rinunciare ai nostri punti di forza, che non ci renda più deboli. Vogliamo una collaborazione che ci renda più forti, più ricchi, più felici. Quindi
entreremo in accordi commerciali per una collaborazione che ci faccia operare fianco a fianco e che rappresenterà l'inizio di una nuova Europa, un'Europa di successo, costruita sulla realtà dei fatti e non sui sogni. Amici, lasciatemi dire che è stato per me un privilegio intervenire in questo consesso di veri patrioti. Veri patrioti coraggiosi che credono nella libertà e nella vittoria. Credono che la fine dell'Unione Europea rappresenti un nuovo inizio, la loro perdita e la nostra vittoria. Quindi lasciatemi dire ancora una volta, basta all'Unione Europea, ora basta. Viva la Lega Nord. E ora abbiamo con noi un amico che fu già a Torino al congresso che sancì l'elezione di Matteo Salvini, un amico che è il leader del Partito della Libertà Austriaca, l'FPO, che sta sfiorando il 30% del primo partito d'Austria. È con noi Heinz Christian Strache. Carissimi patrioti europei, amici, è per tutti noi un grande onore poter parlare qui a Milano. Non solo è un onore, ma è una necessità, poiché il nostro continente è esposto a delle incredibili minacce e noi, i rappresentanti dei partiti patriottici, siamo gli unici realisti e a non chiudere gli occhi, diciamo la verità, ringrazio la Lega Nord per aver organizzato questo importante congresso. Milano è la sede ideale di questo evento. Perché qui a Milano l'imperatore romano Costantino nell'anno 313 emanò l'editto di tolleranza, l'editto di Milano, garantendo la libertà di culto ai cristiani. E il Duomo di Milano è la terza chiesa cattolica nel mondo ed è un simbolo della grandezza e magnificenza della nostra cultura occidentale. E cari amici, i popoli d'Europa non sono mai stati tanto minacciati quanto oggi. Stiamo vivendo un esodo di massa, anzi, una vera e propria invasione. Alcuni governi la tollerano in silenzio, altri, come quello tedesco, sotto la guida di Angela Merkel, promuovono addirittura vigorosamente questo fenomeno devastante. Purtroppo anche il governo austriaco sta facendo lo stesso, contribuendo attivamente a gettare la nostra Europa nel caos. E dobbiamo quindi chiederci davvero, ma questi governanti sono malintenzionati o sono pazzi? Perché dovrebbero sapere quali saranno le inevitabili conseguenze: criminalità, disoccupazione, rovina dello Stato sociale, solo per citarne alcune. O anche il problema sempre più incalzante del terrorismo. Gli eventi di Parigi del 13 novembre 2015 avrebbero dovuto già
far aprire gli occhi a tutti, mostrando quanto fosse sbagliata la strada imboccata. Quanti morti dovremo ancora contare prima che i nostri governi e i nostri media si rendano conto, infine, che occorre intervenire e rompere il silenzio? Questa è davvero l'Europa che vogliamo? Questa è davvero l'Europa che preconizza Bruxelles, che auspicano i gruppi aziendali e che i governi nazionali intendono creare? Un'Europa della criminalità senza confini, un'Europa del terrorismo e della povertà, un'Europa in cui milioni di persone possono entrare senza essere controllati, persone che nella stragrande maggioranza dei casi non hanno alcun presupposto per potersi integrare nella nostra società, anzi, in realtà non vogliono neppure integrarvisi. E mi chiedo, vogliamo davvero un'Europa islamica in cui regni la Sharia e in cui si debba temere per la propria vita qualora non si creda nel profeta? No. O vogliamo un'Europa in cui l'Unione Europea disciplini ogni singolo ambito della nostra vita, anche il più piccolo, in cui presto ci verrà imposto il numero di calorie giornaliere che potremo assumere e l'orario della nostra sveglia mattutina? No. Un'Europa in cui le piccole e medie imprese sono soffocate da assurdi vincoli normativi? Un'Europa il cui obiettivo sono l'uomo e il consumatore standard? No, non è questo che vogliamo. Perché questa è la schizofrenia dell'Unione Europea. Da un lato regna il caos, come nel caso dell'esodo di massa, dall'altro regna un assurdo eccesso, una follia normativa. E in tutto ciò chi perde, chi viene schiacciato tra l'incudine e il martello sono le persone in Europa. E noi diciamo no con tutte le nostre forze, noi diciamo no con tutto il nostro coraggio e il nostro amore per il nostro popolo e la nostra cultura. Noi diciamo no perché sappiamo che un'altra Europa è possibile, un'Europa più libera e più forte, un'Europa che non penda dalle labbra degli americani, un'Europa orgogliosa e consapevole di sé, un'Europa che abbia finalmente e nuovamente un ruolo nel mondo. Ma questo è possibile solo facendo leva sulla forza del nostro continente. E la fonte cui l'Europa ha sempre attinto questa forza è consistita sempre nella libertà dei suoi popoli. Vi può essere pertanto solo una strada verso questa nuova ed altra Europa, la strada della rinazionalizzazione. Le competenze di Bruxelles devono tornare nelle mani dei nostri parlamenti nazionali ed occorre ripristinare l'Europa della diversità e della libertà. Un'Europa nuova e migliore è possibile solo attraverso una cooperazione tra stati sovrani aventi pari diritti e tra i relativi popoli. La storia e le differenze regionali non devono essere negate e non devono essere sostituite da un'astratta identità europea. Un'unità europea deve far leva sulla diversità dei nostri popoli e questa sarà sempre una sfida per noi, ma proprio questa è la natura del nostro continente europeo. E questa è anche la strada che dobbiamo percorrere. Ovviamente non sarà una strada facile, dobbiamo esserne consapevoli, ma proprio noi patrioti siamo abituati alle ostilità. Ma le persone in Europa hanno sempre dei ripensamenti. Dai sondaggi attualmente il partito FPÖ, il partito liberale austriaco, risulta essere il più forte in Austria con oltre il 30% dei voti. Alle elezioni regionali dell'anno scorso abbiamo visto un'impennata del nostro elettorato e a Vienna più del 30% degli elettori ha votato per noi.
Questo mostra quanto le persone desiderino un cambiamento. I vecchi partiti, socialisti o conservatori, non ha importanza, stanno cadendo a pezzi, come risulta evidente in tutti i paesi. E in conclusione, cari amici e patrioti dell'Europa, noi siamo il futuro. Noi siamo la speranza dei cittadini nelle nostre rispettive patrie e noi siamo anche i garanti della pace, perché solo chi ama veramente la propria patria può amare anche gli altri paesi. Lavoriamo insieme per un'Europa migliore. Quando nel 2011 ha preso le redini del Front National è diventata l'incubo delle oligarchie europee, ma ciò che per loro è un incubo per noi è un sogno, e speriamo nel 2017 di poter festeggiare il nuovo presidente di Francia, signore e signori, Marine Le Pen. Ciao Milano, ciao la Lega. Sappiate che è un vero piacere per me essere presente con voi oggi in questa bellissima città, a Milano. Siamo soliti dire che siamo tutti figli di Roma. Però siamo anche gli eredi di Milano. Ma siamo gli eredi anche di Milano, e Hans Christian lo ricordava qualche minuto fa. Non dobbiamo dimenticare che 17 secoli fa fu qui emanato dall'imperatore Costantino l'editto di Milano che consentì alla religione cristiana di essere liberamente praticata all'interno dell'impero romano. Partendo da quel preciso momento, quindi dall'editto di Milano, giusto appunto, iniziò a costituirsi il nucleo delle nostre civiltà, che è stato sedimentato, si è sedimentato incontestabilmente partendo dalle sue radici cristiane. Se ho voluto all'inizio del mio intervento parlare dell'editto di Milano è per farvi capire meglio questo imbroglio politico, storico, culturale, economico e tutto sommato umano che è l'Unione Europea. Quell'Unione Europea, ed è il primo ministro francese l'altro giorno che ce lo ha annunciato il volto sconvolto durante il forum di Davos, questa Unione Europea ci ha detto rischia appunto di avviarsi verso la disgregazione. Perché è vero che l'Unione Europea anno dopo anno, mese dopo mese, perché sembra appunto che la storia stia accelerando, continua ad essere sempre più smascherata. Ma contrariamente a Manuel Valls, io non mi preoccupo di fronte a questa situazione, anzi ravvedo alcuni segnali incoraggianti e promettenti per i nostri popoli, ad iniziare appunto dalla Francia e dall'Italia. Vari esempi recenti ci dimostrano infatti che l'Unione Europea si sta disgregando ovunque e che questo smembramento stia preparando un futuro più felice per le nostre nazioni e per i nostri popoli. La crisi greca dell'euro, che in modo spettacolare ha
tenuto col fiato sospeso tutta l'Europa l'estate scorsa, ha dimostrato innanzitutto che la moneta unica veniva costruita contro la democrazia e contro l'interesse economico della maggior parte delle nazioni che compongono l'eurozona. Questa crisi ha consentito a molti nostri concittadini di capire che il ritorno concordato alle monete nazionali e la trasformazione dell'euro moneta unica in un semplice euro moneta comune ci consentirebbe di trarre molti vantaggi a vari livelli. Sarebbe innanzitutto la fine dell'austerità che ci è imposta e delle sofferenze inutili inflitte ai popoli europei, ai popoli del sud dell'Europa innanzitutto. Sarebbe anzi per la maggior parte delle nazioni oggi, sotto il giogo dell'euro, una ritrovata competitività nei confronti dei paesi che utilizzano la carta della svalutazione salariale. Sarebbe anche libertà monetaria per poter adeguare al meglio la moneta, che è solo un mezzo e non dovrebbe essere un fine. Tutti iniziano a capirlo meglio. Perché mi è stato detto, tra l'altro, che i recenti sondaggi indicano che una maggioranza degli italiani auspica la fine dell'unione monetaria e vorrebbe un ritorno concordato alle monete nazionali. Quindi tutto questo avviene grazie a voi. Bravi! Auspico con tutto il cuore che questo dibattito sulla moneta unica, che è molto acceso qui, diventi un dibattito in tutta Europa e che questo porti le nazioni del sud del continente, che avrebbero ogni interesse a chiedere che si concluda questa esperienza nefasta. Eh sì, ci avevano venduto l'euro, così come ci avevano venduto l'Unione Europea complessivamente, come lo strumento della pace tra le nazioni del continente. Siamo però costretti di constatare oggi che questi progetti pericolosi sono fonti di conflitti tra nazioni europee e sollevano i popoli europei gli uni contro gli altri. L'Europa della pace, cari amici, è l'Europa che rispetta le differenze tra le nazioni e che inizia col non imporre a ogni nazione di funzionare allo stesso ritmo, che non impone a ogni popolo la stessa moneta per dogmatismo, alimentando così rancori e odi. Ma non c'è soltanto l'euro, figlio di questa ideologia post-nazionale, non c'è solo l'euro oggi ad avere le ore contate. Ovviamente ci sono anche le opzioni diplomatiche dell'Unione Europea che oggi sono additate e che le nazioni europee desiderano sostituire con scelte più giuste e più conformi ai loro interessi. Le sanzioni contro la Russia, l'asservimento degli Stati Uniti trattandosi dell'Ucraina o del vicino Medio Oriente, la destabilizzazione della Libia, poi della Siria, la codardia del sostegno al Qatar o all'Arabia Saudita sono orientamenti che vengono rimessi in questione in molti paesi europei, tra l'altro perché hanno consentito a Daesh, allo Stato Islamico, di crescere e al terrorismo di rafforzarsi e di essere esportati a casa nostra. Dovunque lo si sente, lo si percepisce, l'opinione pubblica si sta ribellando per contestare il dogmatismo e la diplomazia europea, il suo bellicismo e tutto sommato anche la sua inefficienza drammatica. Ancora una volta dobbiamo constatare che questa Unione Europea, che è sottomessa ai diktat tedeschi e americani, sta portando il continente verso la guerra, mentre i popoli ovviamente vogliono la pace. Un altro pezzo dell'Unione Europea si sta sgretolando oggi ed è lo spazio Schengen. Consentitemi ancora una volta di rallegrarmi di questa disgregazione che corrisponde a una volontà chiaramente espressa dai popoli europei e ai loro interessi.
Ciò che viene chiamata crisi dei migranti ha fino in fondo rivelato l'infamia di Schengen e appunto ne sta accelerando la fine. L'accoglienza massiccia, ininterrotta di migranti, di cui si auspica l'insediamento definitivo nei nostri paesi, ha rivelato le vere ragioni della politica voluta dai dirigenti dell'Unione Europea. L'immigrazione di massa ormai è accelerata ed è l'ultimo braccio armato della politica europeista e del suo progetto funesto, ovvero impoverire e far scomparire le nazioni europee e uccidere per sempre le civiltà. Se fosse necessario, vi darò un esempio recente, un altro esempio. Il loro progetto, che intendono portare avanti prossimamente, è quello di sostituire le polizie di frontiera e le dogane con un ente esclusivamente europeo, posto sotto l'unica autorità della Commissione europea. Eh sì. Anche l'applicazione pratica del catastrofico accordo di Schengen da parte di funzionari di polizia e di doganieri nazionali continua ad essere insoddisfacente. Il loro progetto è affidare il controllo delle frontiere dell'Unione Europea con i paesi terzi a un corpo di funzionari esclusivamente europei e senza esitazione parlerei di mercenariato doganale europeo. C'è da scommettere, cari amici, che questo corpo di funzionari europei sotto il controllo esclusivo della tecnocrazia di Bruxelles significherebbe la scomparsa definitiva e irreversibile di tutte le frontiere interne ed esterne all'Unione Europea. Di conseguenza, contrariamente ai discorsi ricorrenti e tranquillizzanti degli eurofili acritici, non è di più Europa di cui abbiamo bisogno, ma di più sovranità per le nostre nazioni. Ed è precisamente ciò che vogliono i popoli. E questo malgrado gli annunci che vengono formulati, ed è quello che succederà sicuramente in questo ambito. I paesi più lucidi hanno già effettivamente ripristinato le loro frontiere nonostante le minacce della Commissione. Questa sovranità è l'unica garanzia del compimento ottimale delle funzioni specifiche attribuite allo Stato e alla società. Dovunque ha dato prova di sé, sia per la sua efficacia che per la sua adeguatezza. Non ne possiamo più di questa Unione Europea che si sta interferendo dovunque, che ci spinge fuori dai nostri propri paesi e che sempre di più invade la nostra intimità. La settimana scorsa hanno espresso il desiderio di legiferare sulla condivisione dei compiti all'interno delle famiglie tra uomini e donne. Spero proprio che abbiate dei letti ampi e spaziosi, perché l'Unione Europea verrà a dormire tra mogli e mariti ormai. In tutti gli ambiti, il ritorno indispensabile e positivo della sovranità, di quelle sovranità che tutti insieme vogliamo ritrovare, non esclude assolutamente maggiore solidarietà tra le nazioni. L'Europa delle solidarietà, l'Europa dei progetti comuni esiste già. Non ha mai avuto bisogno di Bruxelles per costituirsi e per dimostrare tutta la sua competenza e la sua efficacia. Perché poggia sulla cooperazione ottimale in vari ambiti
poggia sulla quintessenza delle performance, dei saperi. E questo appunto è la base delle cooperazioni tra nazioni. Ricordiamo che oltre 50 anni fa, ricordiamoci di questa conferenza stampa in cui il generale de Gaulle parlava di ciò che secondo lui doveva essere il genio europeo. Secondo lui, Goethe, Cervantes, Chateaubriand, ai quali aggiungeremo anche, cari amici italiani, Dante, furono dei geni della letteratura perché lo fecero attraverso gli scritti redatti nelle loro lingue nazionali, e non scrissero queste opere in una sorta di esperanto o in una sorta di volapük. Ed è per questo motivo che crediamo all'Europa delle cooperazioni nel rispetto delle sovranità piene e totali dei nostri rispettivi stati. Questa Europa è già stata un successo con il Concorde, con Airbus e con Ariane. Potrebbe essere anche un successo nell'ambito delle politiche economiche, della diplomazia e ovviamente anche per lottare contro le invasioni migratorie. I partiti patriottici europei crescono ormai dovunque in Europa. In Italia, qui, la Lega Nord ormai è considerata il principale partito di opposizione al governo Renzi. I nostri amici austriaci dell'FPÖ crescono un'elezione dopo l'altra e stanno diventando il primo partito in Austria. Altrettanto dicasi per gli amici olandesi del PVV, di cui conosciamo il talento e il coraggio, che anche loro sono all'inizio appunto della corsa, in prime posizioni. Nelle Fiandre il Vlaams Belang è in ascesa, che gli consentirà molto velocemente di ritrovare i successi del passato, perché in pochi mesi hanno raddoppiato i potenziali elettori. In Gran Bretagna Janus sta portando avanti una lotta cruciale, soprattutto quando verrà posta la questione del Brexit. I colleghi polacchi che si sono uniti a noi per costituire il nostro gruppo possono contare sul nostro sostegno di fronte alle aggressioni inedite di Bruxelles, che ancora una volta aggredisce l'espressione democratica di un popolo. In Repubblica Ceca l'amico Kamura sta riunendo le forze patriottiche ed è sempre più elemento di fiducia per i suoi compatrioti. E in Romania il nostro amico Lorenzo Rebega lancia una nuova formazione politica, Forza Nazionale. Anche lui si unirà a noi nella lotta per la conquista del potere. E infine in Francia il Front National è diventato il primo partito politico durante l'ultima tornata elettorale. E la corrente di idee che rappresentiamo sta per diventare maggioritaria negli animi, e sicuramente siamo a fianco del popolo, schierato con il popolo, il nostro popolo, ma anche a fianco a tutti i popoli europei. Auspichiamo l'avvento di un'Europa delle nazioni e delle libertà, scrupolosamente rispettosa della sovranità degli stati, ma desiderosa anche di costruire un futuro comune, un futuro fatto di rispetto, un futuro fatto di amicizia tra i nostri popoli. La nostra lotta cresce, le nostre idee stanno conquistando terreno più velocemente ancora di quanto pensiamo. E come diceva Sant'Ambrogio di Milano, che voglio citare qui davanti all'amico Matteo Salvini, la luce dei misteri penetra meglio in coloro che non se l'aspettano.
E quindi capite quanto potenziale, un immenso potenziale abbiamo. Dobbiamo essere pronti tutti insieme, fin d'ora, per dare un futuro alle nostre belle nazioni europee. Vivi i popoli orgogliosi e fieri di Europa, viva le nazioni libere d'Europa. E ora, nel ringraziare tutti quelli che hanno collaborato, nel ringraziare tutte le delegazioni presenti e il segretariato del nostro gruppo ONF, diamo la parola al nostro segretario federale, Matteo Salvini! Grazie, grazie al sogno che è vivo, grazie agli amici che hanno parlato prima di me, grazie a voi, grazie anche a chi sta trasmettendo via web in diretta l'evento, penso anche a un sito, a repubblica.it, che sta trasmettendo in diretta l'evento e parla di un raduno in corso dell'Internazionale Nera. Se potessi scegliere io parlerei, visto che c'è il derby domenica, di Internazionale Rosso-Nera al massimo, però voglio dire che qua c'è gente per bene, c'è gente coraggiosa, c'è gente rispettosa. C'è gente che vuole guardare a testa alta i suoi figli quando torna a casa senza lasciargli il deserto e le macerie. E io non so se sia nero, blu, bianco, giallo, rosso o verde. C'è un internazionale di gente per bene, normale e coraggiosa, normale. 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 Vuol dire che qualcuno a Bruxelles o non è normale, o è pagato da altri per fingere di non essere normale. Perché il dubbio è questo. Sono veramente imbecilli o sono pagati per essere imbecilli? E vi metto in fila quello che non va e le nostre proposte. Quello che non va e le nostre proposte. Ci stanno lasciando un'Europa, secondo loro, quelli buoni, quelli fuori, quelli antirazzisti, quelli antifascisti, quelli anti, vogliono un'Europa senza europei, pochi europei e tanti immigrati, pochi lavoratori e tanti schiavi sottopagati, poche imprese e tante banche drogate, che poi decidono loro se, come e quando salvare, coi soldi nostri. Pagano gli errori loro coi soldi nostri e sono loro che sono normali. Poco denaro, vero, e tanti bancomat controllabili. C'è qualcuno qua dentro che dopo aver avuto in tasca per qualche anno quella moneta criminale chiamata euro pensa di averci guadagnato qualcosa? Perché i paesi che crescono di più si sono tenuti la loro moneta in tasca? Una persona normale ne prende atto e cambia, evidentemente sono pagati da altri per non cambiare. Una persona normale, poi ti lascio il microfono se vuoi, così vai avanti fino alle 9:30. Marine prima parlava dell'Europa che decide, manderanno un commissario europeo fra la moglie e il marito. In Italia sarebbe già una conquista che nel letto ci fossero la moglie e il marito. Perché rispettando le scelte di tutti,
rispettando le scelte di vita di tutti profondamente e ritenendo che discriminare un essere umano in base al colore della pelle o al suo orientamento sessuale sia da imbecilli, perché gli uomini valgono per quello che sono, non per quello che fanno. Però se vogliamo pensare che nel 2050 i nostri figli vengano in questo palazzo dei congressi a parlare di futuro, o si mettono al lavoro mamme e papà, oppure di figli non ne nascono dai genitori 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E quindi che ogni popolo sia lasciato libero di decidere come costruire il proprio futuro. Poca cultura, perché saremmo noi poi i rozzi. Poca cultura, perché loro che invece sono illuminati coprono le statue. Coprono le statue. Coprono le opere d'arte, i quadri, per rispetto. Questo non è rispetto, questo è suicidio, questa è fesseria. E poca salute, perché decidono che il nostro futuro a tavola prevede il panino con gli insetti e le cavallette, prevede il riso che arriva dalla Birmania, l'olio d'oliva che arriva dalla Tunisia. In questa sala, su queste seggiole, ci sono persone che difendono il Made in Italy, il Made in France, il Made in Austria, il Made in Olanda, il Made in Poland, la nostra agricoltura, la nostra pesca, il nostro commercio, controllato, sano, genuino. Se lo mangiasse la Merkel, il riso della Birmania o il latte in polvere che arriva da chissà dove, che magari le fa bene. Pochi valori e tanti egoismi, perché qua ci sono gli egoisti. Cioè, secondo loro, secondo questi qua del sito dell'Internazionale Nera, qua ci sono gli egoisti, fuori ci sono i buoni. Sono così buoni che pagano ogni essere umano mantenuto al giorno 40 euro, un tanto al chilo, come quando vai a comprare due etti di prosciutto. Un essere umano finto profugo vale per le cooperative rosse che ci mangiano 40 euro al giorno, loro che sono buoni. Se sei buono, un essere umano vale zero. Lo accogli perché decidi di accoglierlo senza farlo gravare sulle spese degli altri, e se ne stanno accorgendo al di fuori di qua le persone normali. Il governo svedese, che è di sinistra, coalizione socialdemocratici e verdi, e loro l'hanno fatto, figurarsi se l'avessimo fatto noi qua dentro, ha detto: abbiamo 80.000 clandestini, prendiamo alcune centinaia di aerei charter e li rimandiamo a casa loro. Hanno fatto bene, hanno fatto bene. Sono di sinistra? No, sono svegli. Non sono di sinistra, ma sono svegli. Perché noi ci contendiamo fra Italia e Francia la sinistra più rimbambita del continente, penso. Non so fra Italia e Francia chi sia messo peggio dal punto di vista della sinistra. Però loro sono buoni. Poi c'è quel piccolo problema del terrorismo islamico. Piccolo problema. Niente di preoccupante. Adesso leggevo sui siti italiani la seconda notizia, è che sono state arrestate due persone nei pressi di Euro Disney a Parigi perché sono entrati in albergo e al controllo del metal detector sono stati beccati con pistole, proiettili e Corano nella borsa. Quanti di voi qua dentro hanno pistola, proiettile e Corano in borsa? Siete fuori moda. Come fate ad andare a Euro Disney senza pistola, proiettile e Corano? Siete veramente gente strana. Per essere un'internazionale nera siete un po' troppo disarmati, evidentemente, perché c'è... Dobbiamo crescere. Io ormai sono convinto che l'immigrazione sia un progetto studiato e finanziato per sostituire etnicamente i popoli europei con nuovi schiavi da pagare a 3 euro all'ora per il loro lavoro. Ormai è chiaro a chiunque lo voglia capire. E uno dei maggiori sponsor, amici, di questa immigrazione senza controllo, dal principale quotidiano italiano, dal Corriere della Sera,
è stato presentato come un filantropo che dice che bisogna convincere gli europei ad accettare i migranti. Questo filantropo è George Soros, uno dei più grandi speculatori finanziari di tutti i tempi. Questi vogliono sostituire uomini e donne con le loro tradizioni e i loro diritti sul lavoro con schiavi disponibili a svendere la propria vita per 2 euro all'ora nel nome dei Jobs Act, dei mini jobs e dei contratti di lavoro come in Spagna che durano una settimana. Gli schiavisti sono fuori da questo palazzetto, i delinquenti sono fuori da questo palazzetto, hanno giacca e cravatta e comandano a Bruxelles. Ancora per poco. Cosa fare? E non vado troppo oltre. Cito le parole di un arcivescovo, che sicuramente non è cattivo come noi. Per fermare i terroristi, ha dichiarato in un'intervista settimana scorsa Monsignor Luigi Negri, arcivescovo di Ferrara, per fermare i terroristi servono testa e palle. L'ha detto l'arcivescovo, io posso solo riferire. In questo momento non mi sembra che a Bruxelles, di palle sì, un po' ne girano, di teste molto poche. Abbiamo la consapevolezza che accogliere chi scappa dalla guerra è un dovere sacro. Aprire le porte di casa nostra alle donne e ai bambini che scappano dalle bombe è un dovere sacro. Rispedire a casa loro i milioni di persone che non scappano nessuna guerra è un dovere sacro anche nei confronti di queste persone. Ma voi li vedete, sti poveri migranti in fuga dalla guerra in giro per Milano che sono vestiti meglio della metà di voi, adulti robusti vaccinati che sembrano usciti dalla palestra oggi pomeriggio? È questo, stanno mettendo persone contro persone, e quando gli dici qualcosa ti dicono però l'Europa ha garantito la pace. In questo momento c'è la guerra, non coi fucili, c'è la guerra della disperazione, c'è la guerra della disoccupazione, c'è la guerra degli artigiani che chiudono, siamo tornati indietro i 70 anni, non nascono più bambini, non nascono più bambini, le culle sono vuote e ci dicono al 15 per fortuna che ne sbarcano a migliaia. Così riempiono le vostre culle, ognuno si tenga la sua culla. Un'Europa diversa significa investire sui giovani, investire sui figli, investire sul futuro, perché le pensioni degli anziani a Milano, a Vienna o a Parigi le dovranno pagare i ragazzi che non devono essere costretti a scappare dall'altra parte del mondo per fare un lavoro. Lo dico all'amica inglese, ci sono 2.500 infermiere, infermieri italiani che sono stati costretti a venire a Londra per trovare uno straccio di lavoro, perché qua per loro non c'è spazio se non si arrendono a essere sottopagati. Questa non è Europa, questo è un centro commerciale. Ecco, se loro pensano a un centro commerciale se lo tengano. Io penso a un'Europa che difende le sue produzioni, battaglia di questo gruppo contro quelli che pensano nel 2016, pensate alla follia, qualcuno sta pensando a Bruxelles di concedere alla Cina lo status di economia di mercato e di togliere tutti i 51 dazi che protengono le merci europee dall'invasione cinese. La Cina stia in Cina e l'Europa fa l'Europa, col nostro tessile, con la nostra ceramica, con le nostre biciclette, col nostro acciaio. Se rispetti le regole sei il benvenuto, ma le devi rispettare. Aiutare i paesi africani è un dovere, senza derubarli e senza costringere queste persone depredate dalle multinazionali ad arrivare poi a casa nostra. E vorrei sapere come vengono spesi i milioni e milioni di euro di cooperazione internazionale che partono da Bruxelles, che secondo me finiscono in gran parte nelle tasche degli amici e degli amici e non vanno in tasca un solo bimbo africano neanche per sbaglio. Diamoli alla gente giusta quei soldi, non agli amici europei che poi vanno a fare il business in Africa. Però se lo dico io che sono dell'internazionale nera sono meno credibile, se lo dice Renzi o lo dice Hollande sono più credibili, basta guardarli in faccia. Democrazia diretta, io invidio gli olandesi
perché in ogni caso voi fra poco votate addirittura sull'accordo di libero scambio fra Europa e Ucraina. Io invidio gli inglesi perché decidono dentro o fuori. Ho invidiato i francesi quando hanno votato sulla Costituzione europea. Noi, amici, abbiamo un Presidente del Consiglio che ha appena cambiato la Costituzione, ma ha detto che gli italiani non possono e non devono votare su tematiche europee perché non sono abbastanza intelligenti. Infame, qua c'è gente che voterebbe molto meglio di te sulle tematiche europee. Neanche questo diritto di voto ci concedono. Certo che da una Costituzione votata da Alfano e da Verdini, ovviamente uno non è che si potesse aspettare. Cancellare il Fiscal Compact, cancellare il bail-in, dire ai signori del WTO che le politiche commerciali tornano di interesse e controllo dei singoli stati che hanno non solo il diritto ma il dovere di difendere i loro produttori, i loro artigiani, i commercianti, i loro piccoli imprenditori. Parità di diritti. Poi ci sono, ho trovato degli amici, poi abbiamo idee diverse su alcuni temi. Non necessariamente dobbiamo andare d'accordo su tutto, però primum vivere, recuperare sovranità, che le scelte dei francesi tornino in mano ai francesi, che le scelte per gli austriaci tornino in mano agli austriaci. Poi sarà la Francia a decidere come organizzarsi al suo interno, che forma Stato darsi. Poi saremo noi, io rimango convintamente autonomista e federalista e ritengo che il diritto alla libera scelta sia sacro, ma lo dico agli amici, ai fratelli della Lega, prima recuperiamo le chiavi di casa nostra che ci sono state sottratte, poi decidiamo come organizzare casa nostra, prima riprendiamoci in mano il futuro, la moneta, l'agricoltura, la pesca, le politiche fiscali. Poi ognuno liberamente, qua c'è gente libera, rispettosa delle scelte degli altri, non vogliamo imporre niente a nessuno. Chiudo, perché sennò i telegiornali finiscono e partono le previsioni del tempo. E in Italia, Marine, c'è il gioco dei pacchi e quindi non si può debordare, perché staremo dicendo cose intelligenti, ma se poi c'è il gioco dei pacchi e capisci che le inezie di cui stiamo parlando, cosa vuoi che sia il futuro dei nostri figli? Cosa vuoi che sia un pericolo islamico? Pensate come siamo, ci sono, in Italia stanno combattendo per le unioni civili, ognuno è libero di pensarla come vuole, per le adozioni gay, e hanno appena ricevuto in pompa magna il presidente di una realtà che i gay li impicca. Io non so come, ma i cattivi sono i russi, ma i cattivi sono i russi. Pensate se stasera ci fossero qua anche dei russi, ci avrebbero arrestati tutti quanti, perché evidentemente rumeni, cechi, austriaci, francesi, fiamminghi, inglesi, polacchi, olandesi, russi, pensa, e se la gente sbagliata fosse fuori? Fosse a Parigi, fosse a Palazzo Chigi, fosse a Bruxelles, io vi chiedo di darci una mano. Pensare a una serata come questa solo 2 o 3 anni fa sarebbe stato inimmaginabile. Abbiamo fatto dei passi in avanti da gigante e sono orgoglioso di guidare il movimento che tornerà a governare l'Italia, perché noi a governare l'Italia ci andiamo e non aspetteremo il 2018. Perché Renzi e la signorina Boschi andranno a casa prima, di questo ne sono straconvinto. E poi l'Europa la riorganizziamo con chi ci vuole stare. Ci possono essere partnership commerciali. I signori intelligenti pensano di far entrare in Europa la Turchia e il Kosovo, per ovviamente chiudere la partita islamica. Orwell diceva che nel momento dell'inganno universale dire la verità è un atto rivoluzionario. Noi stiamo compiendo un atto rivoluzionario per il bene dei nostri figli. Io penso a una società aperta,
moderna, tollerante, dove però si offre rispetto a chi porta rispetto e dove a casa mia nessuno deve venire a permettersi di fare quello che non vorrebbe fare a casa sua. Se arrivi qua sei il benvenuto, ma limiti, regole, non le decidi tu in un quarto d'ora. Se non molliamo, noi andremo lontano e restituiamo, e chiudo, anche a chi veramente in buona fede crede nella bontà dell'idea europea, un'Europa più normale per chi ci vuole stare, che fa meno cose, che le fa bene, che non si occupa di formaggio, di olio, dei caminetti fuori legge, delle macchine, che si occupa di cose, di poche cose, possibilmente facendo bene, e poi lascia che i singoli popoli, le comunità scelgano, si autodeterminino, decidano. È questo il concetto più importante, e chiudo. Da una parte la democrazia, dall'altra parte la dittatura. La scelta è fra la democrazia e la dittatura, fra un futuro da persone libere e un futuro da pensiero unico. Io sono terrorizzato da quello che è unico, la moneta unica, il pensiero unico, il cibo unico, la musica unica. No, io adoro le diversità, adoro le lingue, adoro i dialetti, adoro le culture, adoro le cucine, le musiche. Le diversità devono convivere l'una rispettosa dell'altra, e a Bruxelles le vogliono ammazzare queste diversità. Ma vada via i chaps, disse a Milan. Stai là e ognuno decide a casa sua. Viva questo splendido gruppo, viva l'Europa sana e libera che restituiremo ai nostri figli. Viva Milano e viva la Lega Nord. Grazie a tutti.